speaking, la magia di parlare in pubblico con un corso che si chiama Parla con me. Invece di parlare a qualcuno, siamo partiti dal concetto di usare un po' di magia nel fatto di parlare in pubblico. Qual è la differenza tra parlare con qualcuno e parlare a qualcuno? Parlare a qualcuno ci dice quasi una cosa superficiale, quasi un qualcosa che sì, posso anche leggere un messaggio a qualcuno, posso pensare a qualcuno, è una cosa che faccio io. Se parlo con qualcuno, sto intendendo che in quel momento stiamo facendo una cosa insieme, stiamo partecipando, siamo in una fase di scambio, di piacevolezza, ed ecco dove nasce la magia del parlare in pubblico, è la magia delle presentazioni. Mi chiamo Mauro e voglio parlarvi di sicurezza nel mondo dell'auto. Però per potervi parlare di questo vorrei che facessimo un viaggio tutti quanti insieme. Quindi vi chiedo, chiedo a tutti di partecipare, di chiudere gli occhi e di immaginarvi questa scena. Se chiudiamo tutti gli occhi, mi date una mano e immaginiamo questa scena. Allora, non siamo più nell'aula. Siamo in un garage grosso, enorme, buio, magari anche un po' freddo. C'è una vettura, c'è una 500, in penombra e nuovissima. È la macchina di Lupin, per chi guardava i cartoni animati, gialla, fiammante. Ad un tratto silenzio, una sirena, la vettura parte e si sente un rumore assordante. Apriamo gli occhi e cosa vediamo? Vediamo la vettura che si è schiantata contro un muro.